la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti noi. La vera bellezza, quella che non sfigura e non invecchia mai, è interiore ed è costituita dai doni che ognuno di noi ha ricevuto da Dio, ma soprattutto dalla immagine di Gesù impressa in noi. Chiediamo perdono al Signore per tutte quelle volte che non abbiamo riconosciuto la bellezza interiore e in particolare la bellezza del suo volto in noi e nei nostri fratelli. Preghiamo. O Dio nostro Padre, che Maria ci presenti la più bella fra tutte le donne, perché si è lasciata riempire della tua presenza. Donaci di accogliere la tua parola, perché, come Maria, anche noi possiamo incarnarla nella nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché l'eccellenza di questa potenza di Dio e non da noi. Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo, perplessi, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, atterrati, ma non uccisi. Portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Preghiamo. Signore Gesù, oggi tanta gente è preoccupata solo dell'aspetto esteriore e del proprio modo di apparire. Tu, invece, ci hai ricordato che la vera bellezza è quella interiore ed è costituita dai tanti doni che ognuno di noi ha, primo fra tutti la tua presenza. Fa che sull'esempio di Maria possiamo riconoscerti come il dono più grande per accoglierti e donarti agli altri. Amen. E la pace del Signore sia sempre con noi.